Lo dico anche per gli amici collegati telematicamente. Oggi facciamo il romanticismo e oggi è l'anniversario della morte di Giordano Bruno, che il 17 febbraio del 1600 viene bruciato vivo in Campo dei Fiori. Storia meravigliosa, personaggio incredibile, grande filosofo. E chissà, magari più avanti potremo fare delle cose su Giordano Bruno. Allora, facciamo il romanticismo oggi e appunto oggi parleremo in generale dei concetti fondamentali del romanticismo, cercando di capire qual è la domanda, qual è la questione fondamentale per i romantici e qual è anche l'intuizione originale di questi romantici. Ma ci leghiamo subito a quello che avevamo detto la volta scorsa, cioè la volta scorsa avevamo finito con la critica della facoltà di giudizio di Kant. E se vi ricordate, noi siamo stati molto sull'estetica, no? Sul giudizio estetico e sulla questione del bello e del sublime. E se vi ricordate, avevo detto che il concetto di sublime sarebbe stato fondamentale per i filosofi successivi, nello specifico per il romanticismo. E vi ricordate anche che, parlando brevemente del giudizio teleologico, che non abbiamo analizzato in maniera particolarmente approfondita perché è molto complessa come argomento, avevamo accennato una concezione differente della natura. Cioè, se vi ricordate, noi siamo partiti all'inizio dell'anno, a settembre, ottobre, o a novembre, ottobre, con Cartesio, che parlava della natura come una sorta di orologio. Cioè, la natura è pura estensione, pura corporeità, senza anima. Se vi ricordate, l'unico che ha l'anima, cioè l'unico ente in cui coincide, convergono sia res extensa, perché è corpo, che res cogitans, è l'uomo. Tant'è che per Cartesio, a differenza che Aristotele, i cani, ad esempio, sono sostanzialmente delle macchine, degli automi. Per Cartesio e in un certo modo anche per Newton, la natura è pura estensione, pura materia, materia priva di qualsiasi spirito, di qualsiasi vitalità. E questo che cosa significa? Significa che la natura, che si muove, perché la natura sia per Cartesio che per Newton ha un suo movimento, segue determinate leggi, che sono le leggi di causalità, che, detta molto semplicemente, sono enunciabili in questo modo: data una causa ne consegue necessariamente un effetto, cioè ogni causa consegue un effetto, e il nesso che collega causa ed effetto è un nesso necessario. Allora, questa concezione della natura è una concezione che dà una serie di problemi che non stiamo qui oggi a discutere, però in un certo modo già Aristotele si era posto la domanda di come è possibile che la natura si muova. Poi per Aristotele in realtà è più complesso, perché Aristotele aveva l'idea dell'entelecheia, cioè del fine in se stesso. Diceva che le piante avevano una forma di anima, no? Una forma di finalità intrinseca. E se vi ricordate, Kant appunto nel giudizio teleologico dice: noi effettivamente dobbiamo supporre che la natura, per quello che vediamo, abbia delle finalità intrinseche. Tutta questa anima, tutto questo spirito della natura, tutta questa vitalità della natura, che per noi, guardate, è anche abbastanza banale, cioè noi quando ci rapportiamo alla natura, ci rapportiamo a una natura organica di solito. Abbiamo anche un immaginario della natura come organico, come vita. Se pensiamo alla natura, ci viene in mente il verde. Solitamente non ci vengono in mente delle equazioni di fisica o la fisica meccanica di Newton, no? Quindi abbiamo un'idea di natura come vivente. Ecco, tutto questo lavoro, che appunto
sin da Aristotele, nella concezione cartesiana viene totalmente annullato. La scienza della natura è scienza in quanto è scienza quantitativa. La natura è pura estensione, la quale è misurabile, cioè, come dire, computabile, distinguibile, separabile, quindi poi misurabile, eccetera, quantificabile. Ora, la natura dei romantici è esattamente l'opposto, cioè qual è l'intuizione fondamentale dei romantici? Per quanto mi riguarda, come dire, leggendo qualche cosa, studiando anche solo sui manuali, ma adesso io mi sto interessando anche un pochino dell'idealismo tedesco per questioni di tesi e lo vedremo quando faremo Fichte, eccetera, quando faremo Schelling soprattutto. Ho studiato un pochino Goethe recentemente, cioè sono tutti autori che hanno una grande attenzione per la natura, cioè la natura. C'è qualcuno? Vabbè, adesso smetterà di far casino. La natura ritorna ad essere un elemento fondamentale, un oggetto primo della speculazione filosofica, nella misura in cui la natura non è più concepita come pura materialità. Il problema per questi autori è che la natura è effettivamente spirituale. Cioè, l'intuizione che hanno questi è che la natura è viva. Ora, io vi introdurrò il romanticismo, appunto, un pochino storicamente, ma ci ho tenuto a farvi questa piccola introduzione così, solo per, come dire, appunto, introdurvi. Faccio semplicemente una piccola introduzione storica, poi torniamo su questi temi e oggi lavoriamo sul concetto di natura e su concetti a questo, come dire, collegati. E vedremo anche come io vi propongo una distinzione all'interno del romanticismo tra due correnti. E vedremo come noi seguiremo una corrente piuttosto che l'altra. Allora, le origini del romanticismo ovviamente sono in Germania. Se vi ricordate, quando avevamo già parlato dell'illuminismo, vi avevo accennato all'Aufklärung, che è l'illuminismo tedesco, e vi avevo sollecitato a osservare che l'Aufklärung, a differenza dell'illuminismo francese, dell'illuminismo italiano, aveva delle connotazioni specifiche. Avanti. Scusate, avete pregato già per Sarfa in fondo No, no. voi? Grazie. Purtroppo qualcuno è venuto, non so chi, ma Ah, noi perché non abbiamo l'avevo sentito. trovato la santa in una porcellana. L'abbiamo pulita. Ma io credo che le volte faccio il fischietto di completo, credo, non mi sciocco. Sì, no, è molto probabile, no? Anche se è enorme. Io domattina sento che non capisco di qualcosa. Sente lei, Alfonso? Si sente Va bene, bene, grazie. prego. Bene, Aufklärung, illuminismo tedesco. L'illuminismo tedesco aveva un carattere specificamente teologico, se vi ricordate. Vi avevo accennato Lessing, poi non l'abbiamo fatto in maniera approfondita, ma tutta la tradizione luterana della riforma protestante aveva in un qualche modo dato una libertà maggiore ai filosofi rispetto, mentre in Italia all'inizio ovviamente del XVII secolo, qua stiamo parlando del 1700, ma bruciavano Giordano Bruno, bene o male, come dire, adesso vabbè, Spinoza era ebreo, quindi non era sotto la giurisdizione del Vaticano, eccetera, però lui non lo hanno, gli hanno dato fuoco, l'hanno maledetto, però quantomeno è sopravvissuto. In Germania, nel XVIII secolo si poteva aprire il testo sacro, leggerlo e interpretarlo liberamente. E peraltro anche gli stessi ebrei che avevano una tradizione esegetica molto più libera,
poi se sarà il caso di parlare di Spinoza ve lo farò vedere, ma Spinoza era un marrano, cioè quelli che erano stati espulsi dalla Spagna, no? Dopo la limpieza del sangue, come si chiamava, la purificazione del sangue, Isabella e Ferdinando, eccetera, e poi tutte le varie ondate, quando poi si spostano in Olanda, assumono una postura molto più intransigente nei confronti della libertà religiosa e esegetica, perché essendo sempre stati molto liberali, una volta che vengono accolti dalle Province Unite in Olanda, dicono: bada bene che facciamo come i cristiani, cerchiamo di confonderci e di essere un pochino come loro, attuiamo una sorta di dottrina ebraica di un certo tipo, così ci facciamo accogliere, eccetera, eccetera. Ma questa è una cosa, diciamo, successiva, quindi probabilmente se Spinoza, che appunto è un autore che aveva tra l'altro posizioni analoghe a quelle di Giordano Bruno, non fosse stato un marrano, probabilmente non sarebbe stato maledetto dalla comunità ebraica. Ma queste sono tra parentesi. Appunto, in Germania c'è maggiore libertà esegetica e questa sensibilità religiosa resta fortissima anche in ambito illuministico. Se l'idea dell'illuminismo tedesco è quella di cercare di fare andare insieme ragione e fede, cioè trovare una forma di continuità, no? Tra ragione e sé e fede, gli autori romantici riprendono tematiche essenzialmente religiose, c'è una grande sensibilità religiosa in questi autori. E nello specifico gli autori che vi ho scritto qui, soprattutto i primi e i secondi, cioè prima fila, i fratelli Schlegel, perché gli Schlegel erano August, credo, e Friedrich. Friedrich era è stato più famoso, Friedrich Schlegel. E Novalis e poi Schiller, ovviamente, ebbero tutti una storia abbastanza travagliata nei confronti della religione, ma l'interesse era fortissimo. Chi sono, come dire, i loro obiettivi anche polemici? Sono gli illuministi. In che senso? Proprio nel senso che il problema fondamentale per questi autori è una forma di eccessivo razionalismo, di eccessivo intellettualismo da parte soprattutto dell'illuminismo francese, ma anche dell'empirismo inglese, di derivazione tipicamente cartesiana. Soprattutto il razionalismo francese è obiettivo di critica da parte di questo. L'illuminismo di Voltaire, ad esempio, una concezione, ad esempio quella di Voltaire, teistica di Dio, inteso come essere supremo, assolutamente razionale, comprensibile razionalmente, una divinità totalmente disincarnata. Il problema di questi autori, di nuovo, è essenzialmente quello del dualismo cartesiano, quella scissione che è il peccato originale della filosofia moderna, che è la distinzione di Cartesio tra res cogitans e res extensa. Cioè Cartesio aveva, lo ripeto, sancito una volta per tutte che l'esperienza intellettuale concepita nella sua purezza, nella sua, nella sua purezza, cioè nella sua totale distanza, distacco, disincarnamento dal mondo, no? Era assolutamente irriducibile rispetto alla materia. C'era una totale autonomia tra l'ambito del pensiero e l'ambito della materia, della corporeità. Tant'è che lui parla di res, cioè di sostanza, di cosa pensante, di cosa corporale. Questa distinzione tra natura e pensiero è problematica per gli autori romantici. Autori romantici che appunto nel 1776 esce questo scritto di Klinger, che è stato uno dei primi autori appunto che stimola i fratelli Schlegel, che prenderà poi il nome di Sturm und Drang, che significa, Sturm è la storm in inglese, cioè la tempesta, Drang significa tipo impeto,
ed è un endiadi, cioè i due significati si completano e significano la stessa cosa. Che cosa significa Sturm und Drang, che poi viene preso dai fratelli Schlegel come nome di questa forma di, come dire, riunione semplicemente di personaggi accomunati dagli stessi interessi, dagli stessi problemi, delle stesse posizioni, che si trovavano a discutere, si scambiavano opere filosofiche, poesie, opere teatrali e si supportavano. Questo è sostanzialmente lo Sturm und Drang. Poi successivamente verrà fondato l'Ateneum. Poi è l'Ateneum, ma scrivete l'Ateneum, che era una rivista filosofica ed estetica, diciamo, e artistica, in cui autori come appunto Novalis, che oggi noi vedremo, pubblicavano le loro poesie, eccetera. Un autore tedesco fondamentale, che è il più grande e più famoso poeta, filosofo e scienziato, era un po' un tuttologo, un genio alla Leonardo da Vinci, che è ovviamente Goethe, fece parte, cioè prese parte allo Sturm und Drang, fu vicino alle posizioni dello Sturm und Drang fino a un certo punto. A un certo punto si distaccò e si avvicinò di più a una forma di neoclassicismo, che però vediamo già ora molti rapporti con il romanticismo. Noi tendiamo anche un po' a vedere il neoclassicismo e il romanticismo come due posizioni abbastanza distinte. Se noi andiamo ad esempio in un museo e vediamo l'opera più famosa del neoclassicismo, che è una qualsiasi opera, Amore Psiche, è di Canova. Amore Psiche di Canova. Non so se avete presente le statue di Canova, no? Sono la riproduzione, adesso poi vi spiego anche in che senso, più essenziale dell'ideale estetico classico, greco classico. E prendiamo un qualsiasi dipinto di Caspar Friedrich David, ad esempio, o di William Turner, che è quello della locandina, o appunto dipinti tipo quelli che vi ho messo nelle fotocopie che sono in questo bellissimo testo di Caspar David, tipo questo, tipo il famoso uomo su mare di nebbia, viandante su mare di nebbia, eccetera. Cioè c'è una differenza notevole, no? Cioè noi appare qualcosa di quasi antitetico, no? Prendete queste statue, che non sono greche, sono di inizio 800, prendete questi bassorilievi, cioè, no? E prendete questa roba qua, sembrano robe diverse. In realtà c'è un'origine comune per entrambe, c'è una sensibilità comune per entrambe. Un altro che, e adesso ne parliamo, un altro che ebbe rapporti con Sturm und Drang fu Schiller, Friedrich Schiller. È il filosofo dell'anima bella. Nelle fotocopie che vi ho fatto di questo manuale c'è tutto, quindi potete leggere, è abbastanza chiaro. Noi oggi non parleremo di Schiller perché ho dovuto fare una selezione, preferivo parlare dell'idealismo magico di Novalis, secondo me è più interessante e si lega di più al discorso che vogliamo poi fare successivamente. Un altro autore che è parzialmente vicino a queste posizioni ma non prese mai veramente parte allo Sturm und Drang è Hölderlin, che è questo qua, che c'ha la diaresi, non so se si legge Hölderlin. Hölderlin. Diciamo che Goethe e Hölderlin sono i due più grandi poeti tedeschi, sono considerati i due più grandi poeti tedeschi. Di Goethe e di Hölderlin ci occuperemo successivamente, perché io credo siano due autori abbastanza coevi, cioè abbastanza simili, e che rappresentano uno spirito diverso del romanticismo. Quello di cui voglio parlare oggi è un romanticismo che io definirei idealistico. Romanticismo idealistico. E
e quelli che mi pare, sicuramente un autore come Novalis fa parte di questa forma di romanticismo idealistico, sono tutti autori che vengono fortemente influenzati e probabilmente influenzano anch'essi un autore come Fichte, che è quell'altro autore lì. Fichte fu il capostipite dell'idealismo tedesco e ce ne occuperemo prossimamente. Prima parleremo di Schelling perché sarà più analogo a certe posizioni di Goethe e di Hölderlin, poi faremo Schelling e poi riprenderemo Fichte. Fichte è molto vicino alle posizioni idealistiche di Novalis e c'è un continuum tra questo romanticismo idealistico e l'idealismo tedesco. I tre grandi autori dell'idealismo tedesco sono quelli, si arriva a Hegel, ovviamente. Allora, per introdurre la questione del romanticismo idealistico, vi parlo brevemente del neoclassicismo. L'autore che conia, diciamo, questo nuovo culto, questo termine e questo culto della classicità è Winckelmann, che fu storico, non ve l'ho scritto Winckelmann, ma si scrive Win con la W, ve lo scrivo. Ve lo scrivo qua. Direi che si scrive così. Storico dell'arte, esperto di storia dell'arte greca, cioè studioso dell'arte greca classica. E, come dire, al di là degli studi di estetica antica, qual è il senso della rivoluzione di Winckelmann? Quello di concepire il classico non più come un semplice modello da riprodurre. Cioè, Winckelmann osserva il modo in cui nelle accademie d'arte si riproducono le opere greche classiche. E vede che è proprio una forma di maniera, cioè un modello, c'erano già stati grandi autori, grandi pittori del passato, scultori del passato, Michelangelo ad esempio, che Raffaello, tutta la grande tradizione rinascimentale è una tradizione neoclassica in un certo momento, neogreca, no? Di ripresa del modello greco. Qual è l'elemento che fa scattare qualcosa in più? È quello di intendere la classicità greca come una forma di appunto ideale, come un ideale formale, estetico, etico, il quale non è semplicemente da riprodurre, ma potremmo dire così da reincarnare. In che senso? Nel senso che Winckelmann sarà il capostipite di tutta una tradizione che, ad esempio, arriva fino a autori tipo Hegel, ma poi anche Nietzsche, ma poi anche Heidegger, che pensano che il popolo tedesco abbia una missione filosofica, estetica, morale, politica, e cioè quella di reincarnare l'ideale classico, la Grecia e la Germania come la nuova Grecia. Ora, questa sensibilità è una sensibilità che, come dire, infetta prepotentemente anche il romanticismo. E dov'è l'elemento romantico in tutto questo? È l'elemento dell'idealità, della tensionalità,
della progettualità, anche se volete. Ovviamente tutta questa cultura è una cultura particolarmente quasi sincretica, non so come dire, è una cultura particolarmente complessa, cioè troviamo autori di sensibilità diverse che, ad esempio, l'ideale neoclassico sarà un ideale anche tra virgolette illuministico, l'ideale della rivoluzione francese, i simboli della rivoluzione francese che a noi sembrano così illuministi. I romantici vedono la rivoluzione francese come qualcosa di fortemente romantico invece, quindi posizioni opposte come il romanticismo e l'illuminismo in un qualche modo confliggono ma si infettano vicendevolmente. C'è però un'altra sensibilità, che è una sensibilità marcatamente anti-razionalista, anti-illuminista e non conservatrice, quasi reazionaria, cioè una sensibilità che recupera invece l'ideale della cristianità medievale. E lo vediamo oggi, soprattutto Novalis sarà un autore che vedrà nel Medioevo una forma di una sorta di locus amenus, di paradiso dell'Eden perduto, in cui c'era questa forma di unità, di unitarietà, di armonicità politica, etica, estetica, religiosa, che poi la modernità, noi potremmo dire con il gesto proverbiale di Cartesio, separa. Allora, io credo che siamo pronti per un'analisi concettuale, e l'analisi concettuale che facciamo stasera è qualcosa di particolarmente complesso e però penso sia importante prendere il tempo che ci vuole, perché questi concetti, questa sensibilità di fondo che adesso poi vi spiego, è la sensibilità di fondo che ha Hegel, che ha Fichte, che ha l'idealismo tedesco, e senza capire questo è difficile capire ad esempio il progetto di sistema scientifico di Hegel. Vabbè, se non ci sono domande sulla questione così proprio biografica, ovviamente attorno allo Sturm und Drang tutti questi autori, grande fermento, poi qualcuno si distacca, Goethe avrà posizioni più grecistiche, neoclassicistiche eccetera, lo stesso Hölderlin è il più neoclassico di tutti tra questi, ma secondo me è il più romantico, cioè a livello filosofico è veramente quello che esprime l'essenza più pura del romanticismo. Schiller se ne andrà da un'altra parte per altre questioni. Diciamo che Novalis e i fratelli Schlegel saranno i due cuori, i cuori pulsanti di Sturm und Drang. Ovviamente tutta la cultura romantica proseguirà. Una cosa interessante, ad esempio, guardare gli epigoni di gusto proprio estetico, filosofico del romanticismo, cioè i tardoromantici. Penso a autori, musicisti, compositori come Wagner, ad esempio. Io ho un'idea un po' così, che può essere giusto o sbagliata, che è un'idea un po' hegeliana, cioè che a un certo punto la storia fa una sorta di imbuto. Oppure, pensate a questa roba qua, che non so bene che cosa sia, però quando prendete ad esempio l'aranciata che si deposita il buono, o il vino, no? Che si deposita, col passare del tempo l'imbuto della storia fa convergere tutto il succo, il buono e anche l'esagerato delle correnti culturali. Se ascoltate Wagner, che è un tardo romantico, cioè è uno che vive alla fine del XIX secolo, incarna abbastanza, come dire, in maniera abbastanza evidente tutta una serie di l'orizzonte culturale di cui appunto adesso andiamo a parlare. Bene, ora che sapete cos'è lo Sturm und Drang, capirete questo meraviglioso gioco di parole che mi è venuto in mente. Avete presente il brainstorming che si fa di solito? Bene, noi facciamo il brainstorming und Drang.
Allora, la parola del giorno è natura. E man mano usciranno fuori concetti a questo collegati. Appunto, una natura che non è più una natura meccanica, non è più una natura cosa, non è più una natura ferma, statica, o una natura che si muove meccanicamente. Tutto sommato, se noi prendiamo un orologio, lo apriamo e vediamo il meccanismo, potremmo dire che questa cosa è un movimento, è qualcosa di attivo, di realmente operante? No, è una macchina che si muove perché è stata messa in moto da qualcosa che è estrinseco rispetto a questa corporeità. C'è bisogno dell'elettricità che fa muovere, che genera movimento. La concezione della natura dei romantici è quella di una natura viva. Soprattutto un autore come Goethe sarà un autore che, vedremo, mette in particolare evidenza l'elemento, si dice, naturante della natura. C'era un autore, che credo fosse una distinzione appunto anche precedente, che è appunto Spinoza, che aveva parlato di natura naturans e natura naturata. Cioè l'idea che c'è una duplicità nella natura, c'è un elemento naturato e un elemento naturante, cioè c'è un elemento che è creato, fatto, prodotto, che è effetto di una creazione, di una produzione, ma c'è anche un elemento che è l'elemento operante, l'elemento che produce effetti. La natura non è solo un elemento prodotto, creato. La natura è anche ciò che produce i suoi frutti. Che cosa vuol dire? Che la natura ha anche in sé la matrice, la madre, ciò che produce i suoi frutti. Significa che in un qualche modo la natura è basta a se stessa, cioè la natura non ha bisogno, come in un parto partenogenetico, no? Ci sono animali che si riproducono per partenogenesi. Partenos significa vergine, tant'è che Partenope e Napoli Partenopeo, perché? Perché la divinità era Atena, che è Partenope, la Vergine. La partenogenesi è il parto della Vergine. Come in una partenogenesi, la natura non ha bisogno di qualche cosa di estrinseco che gli dia vita. Non c'è bisogno di uno spirito esterno che infonda vita alla natura, ma la natura stessa è vita. Questa concezione è una concezione che crea tanti problemi, crea tantissimi problemi a livello teologico, ovviamente. Tant'è che questa concezione, i cui più radicali esponenti sono Giordano Bruno e Benedetto de Spinoza, Bento o Baruch de Spinoza, fecero una brutta fine. Spinoza parlava chiaramente di Deus sive natura. Cosa vuol dire natura sive Deus o Deus sive natura? Questo sive è una disgiunzione inclusiva, cioè non intende o quello o quell'altro, non sta dicendo Deus oppure vel natura, ma sta dicendo, si dice Deus, cioè natura,
Dio oppure natura. Vedi te come chiamarla sta cosa. Perché? Perché se la natura è colta nel suo momento non solo naturato, ma naturante, la natura è madre di se stessa, cioè non è creatura. O meglio, è creatura, ma è anche creatore, creatrice di se stessa. Tant'è che questa concezione viene intesa, si parla di monismo è la concezione cosmologica, in questo senso un monismo cosmologico o ontologico proprio. Cioè indica una concezione del mondo, che è un mondo ordinato peraltro, cosmologia, o della realtà, dell'essere, che è unitario, è uno. Tutta questa cosa che si dà è una. Poi Spinoza ha delle ragioni per fare questo, poi lui ha tutta una sua metodologia che è essenzialmente razionalistica. Analizza il concetto di sostanza e dice che il concetto di sostanza, se portato alle estreme conseguenze, deve portare necessariamente a questa concezione, se no non si sta parlando di sostanza. Altri autori avranno altri modi, ma gli autori di cui noi parliamo oggi, i romantici, hanno esattamente questa intuizione, l'intuizione di una natura naturante, viva, organica, che è in ultimo uno. C'è questa concezione, l'idea di una unitarietà di tutte le cose. Ora, detto ciò, va tutto bene, la natura è una, perfetto. Il problema è che quello che vivono i romantici nella loro epoca non è questa unitarietà, non è questo essere tutt'uno con le cose del mondo, essere tutt'uno con la realtà. E sto praticamente citando testualmente Hölderlin. Loro vivono in una condizione, in una situazione storica di, diceva Hegel, la più assoluta devastazione. Vivono una forma di scissione, di smembramento, e questa condizione di smembramento è sofferente, ed è sofferente perché quello che questi autori sentono fortemente è un sentimento di che significa tensione, che significa agonia, che significa ansia, che significa desiderio, indica propriamente questa forma di tensionalità a qualcosa. Il punto non è a che cosa, il punto non è che è una tensione verso qualcosa, il punto non è che è un desiderio di qualcosa, il punto è che è puro desiderio, è una pura brama, una sete.
Hegel parla di Begierd, che significa fame, è la fame sessuale, la Begierd, è proprio è la fame sessuale, ma è anche la fame proprio fame. La volontà di includere in sé qualcosa, di mangiare qualcosa, di mangiare l'altro, aver l'altro dentro di sé, di poterlo contenere, di poterlo far proprio, di poterlo assimilare. Ma altro, in senso generale, è una tensione infinita, è una tensione senza soluzione, senza... C'è un altro concetto, che è un concetto tipicamente schlegeliano o schilleriano, adesso non mi ricordo, speravo di essermelo scritto, comunque è il concetto di Sehnsucht. Queste parole, questi concetti, Strebung, Sehnsucht, indicano situazioni emotive, condizioni emotive, cioè un vivere, un'esperienza emotiva in qualche modo, potente, forte. Sehnsucht indica, viene tradotto come struggimento. Lo struggimento, e lo struggimento indica una forma anche qui di desiderio bramoso ma malinconico. Io non mi ricordo se avevamo parlato credo di sì, del simposio di Platone, e avevamo parlato di Eros. E molto probabilmente vi avevo detto che Eros è essenzialmente mancanza per Platone, cioè si desidera qualcosa nella misura in cui si sente la mancanza di qualcosa. Voi vi dovete immaginare questi autori come costantemente in preda a un sentimento di mancanza di qualcosa che non sanno che cos'è. Mi manca qualcosa ma non so che cos'è, sto male ma non so perché. Ho una tensione per qualcosa che è quantomeno fuggire da questo, ma non so per andare dove. Queste sono le sensazioni, questo è lo Streben e questo è Sehnsucht. Sehnsucht ha anche una tensione tipo nostalgia, ma non è anche qui la nostalgia, come abbiamo detto, in senso di I'm they, che significa il... Nostalgia significa il dolore per il ritorno. Nostoi sono i ritorni, no? La parte dell'Odissea che parla del ritorno di Ulisse. Cioè io provo nostalgia nella misura in cui sto male perché so che non sono a casa, perché non sto tornando, perché vorrei tornare, no? Heimweh è proprio la sensazione di voler tornare nella Heimat, a casa. Sehnsucht è voler tornare in una casa che non si sa dove sia, che non si sa neanche se esiste. È una pura tensionalità, puro desiderio. Ora, un'altra nozione che appunto ora posso introdurre perché si collega a questa questione è una parolina magica che sarà... è la parola della filosofia tardo-moderna, della filosofia contemporanea. Volontà. La volontà. Vedremo, ad esempio, in Hegel, la volontà del pensiero che spinge il pensiero a negarsi e attraversare il proprio negativo fino poi a risultare nella determinazione concreta, nella sua elemento concreto dopo aver attraversato. Ma questo attraversamento, questo viaggio che poi noi vedremo nella fenomenologia dello spirito, è un viaggio voluto, cioè c'è una volontà che spinge il pensiero,
a conoscere infine se stesso, nel sapere assoluto. Schopenhauer concepisce la volontà in un modo diverso ancora. La volontà è una volontà non del pensare, ma una volontà del mondo. Il mondo è volontà. Il mondo reale è volontà. Una volontà disordinata è esattamente lo Streben. Schopenhauer è un epigono dell'automanticismo. Anche Schopenhauer raccoglie in sé tutte queste istanze del romanticismo. La volontà di potenza, in ultimo, Nietzsche. L'elemento ultimo della realtà è volontà di potenza. Sapete chi è che aveva parlato di una cosa analoga? Spinoza, quando aveva parlato del conatus, dicendo che ogni cosa che esiste non è semplicemente lì che esiste, fatto e sta lì, ma una cosa in quanto esiste è costantemente, come dire, ferve di vita, costantemente è spinta, si spinge a vivere, si sforza di vivere. Questo è il conatus, sforzarsi. Ogni cosa che esiste naturalmente, e per naturalmente si intende qualsiasi cosa, anche un paio d'occhiali è naturale da questo punto di vista, in quanto esiste è conatus, è sforzo, è tensione. Questo è l'orizzonte di idee del romanticismo. Questa è la realtà per il romanticismo. È sforzo, è tensione, è costantemente questa volontà di vivere, la volontà di vita. Tutto ciò dal punto di vista del filosofo, soprattutto dei filosofi tipo Novalis, di cui adesso poi parliamo, come dire, c'è una questione. La questione, per quanto riguarda ad esempio autori come Spinoza, che non è un autore romantico perché lo sto tenendo in ballo, ma non è romantico, ma autori come Goethe, come Hölderlin, in un certo modo, lo vedremo la prossima volta, sono molto spinoziani. Il problema della natura come unitarietà sempre, come dire, sempre spinta in una volontà, come movimento, come creazione costante, fa problema fino a un certo punto, è soprattutto una soluzione in realtà questo. Ma per autori come Novalis, per autori come Schiller e soprattutto come autori come Fichte, tutto questo è problematico proprio perché la condizione in cui ci troviamo è una condizione di tensionalità, e la tensionalità in ultimo è la tensionalità verso una unificazione. Cioè io sento che quell'unità che ho intuito che esiste non è qua. Io vivo nella più assoluta devastazione, dice Hegel. Vivo nello smembramento, vivo nella molteplicità, nella differenza. E la filosofia, così come l'esperienza estetica, come l'arte, in ultimo ha proprio questo obiettivo: tornare ad essere uno, cioè essere veramente, realizzare concretamente quella unità perduta, colmare questo iato, questa distanza, questa differenza. Posso chiedere, questo perduta a cosa è riferito? È riferito al fatto che sia a livello diciamo mitologico o anche letterario, artistico, si pensa anche a livello temporale storico a una età dell'oro, cioè questo qui tra l'altro è un mito antichissimo, no? L'idea di una realtà
temporalmente lontana nel passato in cui c'era effettivamente questa unità. Insomma, unità non significa che tutto era uno, nel senso che eravamo tutti attaccati, ma nel senso che non c'era streben, non c'era volontà, non c'era sforzo, non c'era tensione, cioè c'era una forma di armonia cosmica. L'uomo era abitudinario, era sostanzialmente animale, non era uomo, cioè l'uomo non si distaccava dalla natura. Sono tutti autori questi che si prendono, come dire, si accorgono anche dell'eccezionalità dell'uomo rispetto alla natura, ma è proprio questo il punto, è proprio che l'uomo è differente dalla natura il problema, perché la pecora, come scrive Leopardi nel canto del pastore errante dell'Asia, non sa di esistere sostanzialmente. La pecora non si ricorda di aver litigato con la sua compagna di gregge e non progetta un futuro e non si aspetta che morirà, non si aspetta il dolore. Il pastore sì, il pastore guarda la pecora e dice: tu sì che sei felice e contenta. Qual è l'etimologia di contento? L'etimologia di contento è essere contenuto, no? Cioè essere contenti di se stessi. Le cose sono così e questo mi va bene. L'essere umano è sempre proiettato. Questo poi sarà l'elemento essenziale della filosofia contemporanea, soprattutto pensando a Heidegger. L'uomo, il Dasein, è sempre proiettato, è un progetto gettato, e il progetto gettato è essenzialmente questa roba qua, solo che dipende come la concepisci. Tutta la filosofia contemporanea sarà filosofia della differenza, in molti sensi. E mi viene in mente adesso una cosa così, ve la butto lì. Mi è capitato di essere dentro e di studiare al dibattito tra quella che viene chiamata, è stata chiamata all'epoca teoria gender, che è teoria queer, che è tutta una teoria che poi deriva dal poststrutturalismo, eccetera, Foucault, eccetera, e il pensiero della differenza sessuale. Il problema è esattamente questo: la realtà effettiva è una indifferenza, una unitarietà, oppure è la differenza. E il pensiero della differenza sessuale, tipo la libreria di Milano, la libreria delle donne di Milano, che è la libreria in cui è nata Di Ottima, che è il collettivo di femminismo, di filosofi femministe, sono pensatrici della differenza per lo più, e pongono ad origine un autore, un'attrice come Irigaray ad esempio, questa, dice lei, schisi originaria, questa differenza originale tra l'essere corpo femminile e l'essere corpo maschile. Altri autori e altre autrici invece hanno messo in luce l'elemento indifferenziato del corpo, al di là della differenza. Questo è un grande dibattito filosofico che prende proprio mossa da questi problemi. Per i romantici l'effettivo e l'originario è l'uno. Originario nel senso storico a livello mitologico, ma soprattutto, Martina, a livello logico. Cioè il punto è che loro arrivano, gli autori, soprattutto i filosofi, ad affermare che la differenza in un qualche modo è solo un momento. Soprattutto gli idealisti, li vedremo, arrivano addirittura a dire che ciò che non sono io, ciò che non è identità, e poi qua bisogna capire cosa si intende per identità, vabbè, ciò che non è identità, cioè il non io, è posto dall'io, quindi tu non esisti in realtà. Sembra una roba un pochino immaterialista, ma è molto più complessa, ma è il mio io, l'io che si autopone e pone un non io a cui, e poi lo vedremo questo con Fichte.
Quindi è più una un'originalità logica, cioè l'effettiva, la realtà effettiva è indifferenza. Poi questa realtà effettiva prende determinate forme, modi e si distingue. Ma in ultimo l'intuizione primaria è che ogni cosa differente è in realtà la stessa sostanza, questo. Quindi appunto, volontà, streben, sensucht, tutta questa roba qua è in realtà volontà di uno, adesso tolgo streben e volontà, questa volontà, questa tensione, eccetera, diventa l'esperienza effettiva di questo concetto, che è un concetto antichissimo, che è un concetto che risale ai presocratici, perché l'aperon è un concetto di Anassimandro, che era un presocratico, che è il non definito, il non finito, il non determinato. Ma che cosa si intende per infinito? Di nuovo, per questi autori idealisti, che sono autori disperati, perché sono autori costantemente alla ricerca di questa natura uno, perduta, e che si vorrebbe recuperare, l'infinito è essenzialmente un infinito di tipo negativo. E perché un infinito di tipo negativo? È un infinito di tipo negativo perché è volontà infinita, è desiderio infinito, è prama incolmabile, è tensione incolmabile. Cioè, so, appunto, io non so, Davide, se tu sei d'accordo, ma ascolti Wagner e secondo me senti questo, cioè è veramente il condensato di questa roba qua. Cioè tu se ti sembra che la melodia prenda una strada, non è quella, cambia di nuovo e poi cambia di nuovo, è costantemente alla ricerca, ma è una ricerca che è in se stessa la realtà. Senza conclusione. Senza conclusione, infinito, ma è infinito progettuale, un'infinità infinito in quanto tensione, infinita. Vedremo con Fichte questo, questa infinita dialettica che non si risolve mai. Vedremo invece un autore come Hegel, che è un idealista, ma è anche in parte spinoziano, che cerca di concludere l'esperienza del sapere e cerca di trovare, dice, una Befriedigung, cioè una soddisfazione, una contentezza del sapere che a un certo punto si conchiude in un cerchio. Bene, quindi un infinito negativo, questo per quanto riguarda gli idealisti. Hegel chiamava questo cattivo infinito, un infinito che non trova una soluzione, che non c'è. Poi io ho le mie ipotesi, io non amo quest'idea di infinito e sono d'accordo con Hegel che sia un cattivo infinito. Io credo che sia un infinito negativo perché lo si continua a pensare come qualcosa. Ma l'infinito, questi non si rendono conto che è solo in quanto è questa volontà, nel senso di una costante movimento, di una costante tensione. Gli autori che non sono idealisti, come Hölderlin, gli autori come Goethe, gli autori come Spinoza, quelli più spinoziani, che ripeto non è un romantico, concepiscono l'infinito, in un certo senso anche Hegel, come un infinito, potremmo dire, positivo, o un infinito attuale,
E mi dispiace, ma devo fare l'ultima prova etimologica. Il concetto di attuale è un concetto aristotelico. Attualità. In greco si traduce energeia. La parola energeia è composta da un prefisso en, che significa dentro, e da un prefisso e da una parola che è ergeia, che poi in ultimo è ergon. Cos'è l'ergonomia? È la scienza del lavoro. Ergon, dentro, in ergon, in lavoro, al lavoro. L'energia, l'attualità, significa ciò, come dire, l'essere operante, l'essere al lavoro. Questa è la traduzione di energia. Essere al lavoro, essere all'opera. Attualità significa essere all'opera, significa essere attivi. Perché noi pensiamo all'attualità nel senso di qua e ora, ma qua e ora in che senso? Nel senso che siamo qui operanti, non è potenziale, perché questo è il binomio, atto e potenza, cioè qualcosa che potrebbe diventare, ma che è qua, attuale. L'infinito di questi altri autori che facciamo la prossima volta è un infinito energetico, energico, è un infinito all'opera, è un infinito attuale, non è un infinito rincorso, non è un infinito cercato, è un infinito che non si può cercare. Perché se abbiamo capito cosa significa infinito, non possiamo pensare di trovarlo da qualche parte. L'infinito è esattamente questa attività, questa attualità, cioè questa attività, perché io se dico questa attività attuale sto ripetendomi. Attuale vuol dire che è all'opera in realtà, perché ha la parola actus dentro, che indica operatività, che però non è qualcosa da ricercare, è qualcosa di attuale. Allora, questa è l'intuizione del romanticismo in generale, il fatto che la realtà è una realtà in quanto è operante, attiva, solo che una certa forma di romanticismo resta, come dire, insolubilmente idealistica, nel senso che idealizza una meta che vede questo infinito in senso negativo, cioè pensa di poterlo raggiungere perché qui non ce l'ha. Ma c'è un altro romanticismo, che è il romanticismo di Goethe, di Hölderlin, che è il romanticismo di Hegel, che invece in ultimo mostra come l'infinito non sia da qualche parte, ma sia sempre qui. Diceva Hegel che, detta in maniera molto semplice, ma può portare un contributo, la verità non la si ricerca in quanto è fuori di me. Io devo essere nella verità, se no la verità non la troverò. La verità che io rinvengo, che io riconosco più che rinvenire, più che cercare, trovare, io riconosco, è già qui, è già attuale. Ma poi adesso vedremo. L'elemento che però mi preme che voi abbiate capito è questo elemento di attività. La realtà non è mai statica per questi autori, è una realtà dinamica. Anche qui volontà, dipende come si intende la nozione di volontà.
in filosofia parlare di volontà è parlare di tutto e di niente. Cioè può essere volontà in senso psicologico, soggettivo, del volere che diventa brama, desiderio e quindi quasi negativo in un certo modo, o la progettualità politica, la volontà di rivoluzionare lo stato di cose, eccetera, oppure può essere inteso in senso realistico, naturalistico, come l'infinito in atto, la realtà che è volontà. Io adesso vorrei concludere facendovi, come dire, mostrandovi anche un pochino un esempio che è l'esempio di Novalis, però se ci sono delle domande le ascolterei volentieri. E probabilmente ci sono, perché no, ovviamente queste non sono cose semplici. Però, come dire, anche qui il romanticismo, noi abbiamo un modo di intendere il romanticismo, no, la parola romanticismo, come la roba da San Valentino, un po' per ragioni storiche, commerciali, eccetera, un po' perché effettivamente questi autori richiamano l'attenzione su esperienze vissute che sono esperienze di tutti, cioè l'infinito. Cioè, chi è che leggendo L'infinito di Leopardi ha, non so, non ha riconosciuto qualcosa? Un'esperienza che per certi versi è analoga, per altri no. L'infinito di Leopardi è definitivamente un infinito negativo. È una tensione disperata quella di Leopardi, pessimistica a livelli cosmici, come è stato richiamato, ovviamente. Tant'è che richiama il pessimismo di chi vedeva questa volontà, questa infinitezza sconvolgente, questa natura caotica, che è Schopenhauer, no? I due grandi pessimisti. E vogliamo dire che l'infinito siamo noi, sono io. L'infinito? Eh beh, sono al continuo ricerca. Ma perché tu sei un naturalista e uno spinoziano? Se sì, allora in un certo senso tu sei infinito, ma non come vabbè, noi siamo infinito, però tu non sei tutto, come dire, allora tutti però riconoscono il fatto che l'infinito è qua, ma io non sono l'infinito, ma io sono parte di questa infinità, di questa totalità. Ad esempio, non so, anche qui un'altra distinzione, il romantico classico di fronte a uno spettacolo sublime, nuovo, una tempesta, ha due tipi di sensazioni, che è poi quello, il gioco del sentimento di sublime: da un lato si sente minacciato fisicamente, avevamo detto anche con Kant, dall'altro si sente superiore moralmente. Questo era il senso del sublime, no? Io mi sento che c'è qualcosa che questa tempesta non potrà mai distruggere, la mia moralità, la mia razionalità, eccetera. Forse c'è un altro modo di concepire il sentimento di sublime, forse, come dire, in un certo senso, in ultimo, il sentimento di sublime ha già qualcosa di patologico. Non si tratta tanto di sentirsi superiori rispetto allo sconvolgimento della natura. Quando c'è una tempesta uno vedrà un po' come affrontare la situazione, ma non si tratta di... A me non so il vostro parere, ma questa idea di Kant del sublime mi ha fatto sempre un po' sospettare della serie, mi sto cagando sotto, però, ah no, ma sono morale, che bello. Non l'ho mai intesa così invece.
Tu come l'hai intesa? Io l'ho sempre intesa che le forze della natura, proprio perché le senti così possenti, sono anche magnetiche, sono anche belle. Questo non è Kant, però. Io sono molto più d'accordo con la tua visione del sublime. L'ho sempre intesa così, insomma, chiaramente nel momento in cui tu sei in un luogo per cui non è in pericolo la tua vita e quindi lo puoi guardare, così come guardi uno spettacolo, insomma. E lì uno spettacolo di una forza della natura ti mette in movimento dei sentimenti, delle emozioni che sono, credo, soprattutto il fatto della nostra misura, cambiano la percezione della nostra misura, certe cose, certi spettacoli, la forza del mare, un forte vento, una roba, una levitata eccezionale, insomma, ci cambiano l'umore, ci cambiano la percezione di noi stessi, io penso. E io questo qua intendevo che fosse il sublime di Kant. No, il sublime di Kant è, lo ripeto, è la comprensione e l'intuizione, la sensibilità quasi della propria differenza rispetto alla natura, della propria eccezionalità rispetto alla natura. Cioè io vedo la tempesta, mi spavento, ma so che c'è qualcosa di sacro che mi abita, che è la legge morale che è in me, che è ciò che è divino e non è il cielo stellato, che tutto questo non tocca. Tant'è che, se vi ricordate, il progetto di Kant era anche quello di unificare l'idealismo trascendentale e l'empirismo. Quello a cui raggiungono, come dire, l'esito a cui pervengono i romantici, che Kant non ha unificato un bel niente e che è rimasta una spaccatura netta tra l'ambito morale razionale e l'ambito naturale. Tant'è che certi come Maimon, Beck, Schulz, eccetera, alla fine, in ultimo, eliminano la cosa in sé, perché seguendo il tuo ragionamento, cos'è sta cosa in sé? È una roba esterna che tu non conoscerai mai e quindi a rigore non esiste. Va bene, però le cose che dicevi quando si parlava di quelle termini Streben, l'altra parola che hai detto dopo, mi venuto in mente l'isola, quella cosa che ci hai raccontato dei naviganti verso l'isola di Candide, insomma, credo che sia, che anche lui parlasse di questa tensione. Io credo si possa dire che è esattamente questo. È quello. Tant'è che Fichte, alla fine, quella tensionalità, no, che avevamo detto di spingersi oltre gli oceani tempestosi eccetera, alla fine Kant non è che dice che in ultimo non si fa, dice non si fa per conoscere le cose scientificamente, ma quando è che si fa? Quando è che si tende sempre? Quando è che c'è sempre un infinito andare oltre? Nella moralità, il dover essere. Fichte riprende questo elemento dell'infinitezza del dovere morale e ci fa un cocktail tremendo insieme alla nozione di percezione trascendentale, cioè dell'io penso. Distrugge Kant, cioè nel senso è evidente che non è più Kant quella roba lì, non è più Kant quella roba lì. Però coglie un elemento interessante che è l'elemento della moralità, che è l'elemento della tensionalità. Questo è l'infinito, questo era già infinito per Kant. E in realtà il sublime mi richiama a quell'infinito, che però è un infinito morale. Come dire, gli autori che invece intendono l'infinito non come una ricerca costante di un dover essere. Cosa vuol dire dover essere? Vuol dire che c'è una cosa che io devo far diventare attuale. C'è una cosa che non è ancora energetica, cioè non è all'opera ora, ma che io ho la responsabilità morale di far uscire dal nulla e far venire ad essere. Un dover essere, a rigori, non è essere, è qualcosa che deve essere. Ma è un progetto a cui l'uomo è chiamato, una progettualità? È una progettualità che è una vocazione intrinseca dell'uomo, per Kant.
è l'elemento della razionalità. Per Kant. Per Kant. Per Kant. E anche per Fichte. Poi per lui, lui dirà che questo è il modo in cui il pensiero si articola, non l'uomo. Parlerà di io penso, nozione kantiana manipolata in un certo senso, plagiata. A me una cosa che mi è piaciuta, solo che l'ho sentita nuova rispetto a tanti filosofi che abbiamo fatto fin qua, è questo richiamo a un'età dell'oro, il fatto di mettere l'essere umano dentro la storia, che mi sembra che nei filosofi che abbiamo fatto fino ad ora, insomma, non fosse presente, e che invece, insomma, in qualche modo mi è venuto in mente ascoltando queste cose. Poi avevo delle altre curiosità, ma magari dopo alla fine se c'è tempo. Però facciamo così. Visto che ho già visto che Davide vuol dire una roba, che tu hai da dire delle cose, se volete possiamo continuare, io ho anche delle altre cose da dire. Novalis magari lo accenno, se ma non lo facciamo in maniera sistematica, perché in realtà volevo dire una cosa sulla questione della storia, e però mi interessava anche sentire le tue domande, quindi se volete facciamo un piccolo di nuovo brainstorming vostro, se volete farmi delle domande poi io proseguo, visto che in realtà non è neanche così tardi, sono soltanto le 9:30. Cosa volevi dirmi tu? No, io non ero neanche... Impressioni, tanto. Vai pure, sì. Vai. Intanto ero curiosa di sapere se Streben, Sensucht, come si dice, Sensucht, dimmi la pronuncia di questo. Sì, sì, è giusto. Streben e Sensucht. Se esistevano prima o se sono state coniate in quel, cioè se sono stati termini che sono stati coniati, sì, sono neologismi romantici per indicare quel partito, se sono stati cercati, insomma, se sono parole che compaiono sulla scena in quel momento. Oddio, in realtà mi sta venendo il dubbio, ma cioè intendo dire se hanno inserito questi concetti in qualcosa che c'era già, quindi esisteva già questa sensibilità, oppure se le hanno coniate di nuovo perché non esisteva questa sensibilità, insomma, se hanno inventato una sensibilità ai romantici. Beh, questa è una domanda filosofica interessante, cioè... Insomma, a grandi linee... Io, se vuoi ti do la mia opinione... fammi pensare... Effettivamente non mi vengono in mente delle condizioni culturali, storiche, che potessero essere analoghe. Loro avevano questo sentimento di tensionalità. Io credo che ovviamente sia tutto in nuce già nella specie umana da qualche tempo, questa roba, come virtualmente, potenzialmente, non so come dire. Sinceramente non so se sono delle nozioni originali. Mi verrebbe da dire di sì, penso che Sensucht sia una nozione di Schiller e forse Streben, forse invece già una nozione che era già nel tedesco, insomma comunque il lavoro del filosofo è anche quello di produrre neologismi anche solo a livello semantico, cioè di risignificare dei termini. Sicuramente Sensucht e Streben non sono più le stesse parole dopo questi autori, questo sì, cioè hanno dato forma a determinate sensibilità e esperienze dell'anima umana, dell'anima umana, un'espressione orrenda, dell'umano, in qualche modo l'esperienza umana. E la questione della storia invece è fondamentale, nel senso che non soltanto Winckelmann, ma ad esempio autori come finti autori come Ossian, il famoso Ossian, cioè questo inglese, francamente non me lo ricordo il nome, mi è venuto il barlume adesso, non so se Giulia ti ricordi qualcosa di Ossian, dei famosi frammenti di Ossian, insomma questo inglese nel Settecento si inventa Ossian e spaccia questa invenzione sua come una scoperta archeologica. Dice: ho trovato gli scritti di Ossian, autore archetipico, originario dell'antichità, eccetera, che aveva tutto questo gusto, non so come facevano a credere a una roba del genere, comunque un gusto un po' gotico,
crepuscolare. Non vi ho detto in realtà che, in parentesi, dopo torniamo a Ossian, alla storia. La parola romanticismo è una parola utilizzata da un critico letterario inglese, che è di Germania, ma il romanticismo inglese è importante, anche perché sapete chi è che ha recuperato Shakespeare, che era stato totalmente lasciato nel dimenticatoio degli inglesi? Soprattutto i romantici tedeschi. Hölderlin è un grande amante di Shakespeare, Goethe è un grande amante di Shakespeare, questi qua riprendono Shakespeare, riprendono Macbeth, dicono cos'è sta roba bellissima. E forse senza il romanticismo tedesco niente Shakespeare. Comunque, la parola romanticismo, critico letterario inglese che parla di romanticismo rispetto a un determinato stile simile a quello dei romanzi cavallereschi, i romanzi cavallereschi, che poi si chiamano così per un altro motivo. E diceva, richiama tutte queste atmosfere passionali in senso generale, ma anche grottesche, ma anche crepuscolari, grottesche in senso, no, un po' gotiche, un po' dark, eccetera. Comunque, questo per dire che cosa? Che da Ossian nasce anche da questa sensibilità l'estetica crepuscolare, che poi avrà un tutto nel tardo romanticismo, i poeti maledetti, Baudelaire è un post romantico, è un tardo romantico anche lui, tutta roba. Ma Ossian mette in moto sta frenesia per l'antichità, per l'originarietà, per la Ursprung, per l'origine, per l'Ur, cioè quest'idea molto tedesca di ritornare all'epoca dell'oro, che per i tedeschi alla Winckelmann è esattamente la grecità, che per i tedeschi alla Hegel, ad esempio, all'inizio, in gioventù, significa recuperare la religione civile dei greci. Però hai fatto bene a richiamare questa cosa, perché c'è questo fantasma dell'origine, che poi già recentemente, visto che ritorna di nuovo come un fantasma l'olocausto, perché poi in realtà è un trauma nostro, non nostro, ma dovrebbe essere un trauma della nostra cultura, all'epoca, negli anni 20, negli anni 30, ma anche prima, questa mania per l'origine dà idea a un'idea della razza ariana, indoeuropea, dell'origine appunto caucasica, deriva tutto da lì. Anche l'interesse per Omero, ad esempio, la riscoperta di Omero, la scoperta da parte di un autore che adesso non mi ricordo come si chiama, del fatto che Omero era oralmente messo in scena, non era un testo scritto, e poi appunto gli studi archeologici su Troia, eccetera, cioè sono tutti stimoli, no, che hanno origine in questa sensibilità romantica per l'origine. Se volete fare anche qui una differenza, l'illuminismo guarda sempre avanti a un futuro, a un progresso. Il romanticismo guarda a un progetto, ma in quanto recupero dell'origine. Tant'è che il romanticismo è stato sempre concepito come di destra e l'illuminismo come di sinistra. Così abbiamo finito con una boiata. E non so se volete farmi altre domande, se no io finisco, concludo, dico altre due cose e poi dopo mi sto zitto per sempre. No, per sempre no, per un po'. Volevi dire qualcosa? No. Allora, un autore che, come dire, è interessante è sicuramente Novalis, quale peraltro non si chiamava nemmeno Novalis. Novalis era uno pseudonimo, e se volete seguire a pagina 41 degli appunti che avete, Novalis si chiamava Friedrich von Hardenberg, visse pochissimo, muore a 29 anni, però fu effettivamente un autore di punta dello Sturm und Drang. E anche in lui c'era questo elemento di ricerca di una unità, di una unificazione, di un ritorno
ha una armonia con la totalità. E l'idea di Novalis, che legge le opere di Fichte, che dialoga con Fichte, ma noi leggiamo Novalis senza pensare a Fichte perché non lo possiamo fare adesso, però tenete presente questa dialettica, perché poi capiremo anche con Fichte perché vi dico queste cose. La sua idea è quella di ricostituire questa unità, dopo Kant, dopo Fichte, tramite la realizzazione del fatto, non in maniera totalmente filosofica, questo è un autore un pochino ibrido, un po' poetico, che la realtà, il mondo, la natura, è in realtà creazione del pensiero, creazione dell'essere umano. In che senso? È un autore che conosce bene la cultura medievale, la cultura, diciamola così, la cultura non scientifica alla Newton. Poi in realtà anche Newton era un alchimista, ma questi sono altri problemi. E guarda caso parla di idealismo magico. Lui intende magia una cosa che, di nuovo, è pagina 41, se volete seguire. Parlava di magia in un senso molto specifico. Magia, per magia si intende operatività, si intende saper fare cose che hanno determinati effetti. Questa è l'idea di magia. I maghi, qua purtroppo non possiamo fare una lezione su questo, ma la magia per tutta l'epoca rinascimentale, soprattutto ma anche il Medioevo, anche se nascostamente perché li bruciavano, la magia era una forma di sapere analoga alla scienza, perché cioè non è che i preti nel Medioevo pensassero scientificamente, cioè pensavano che una penna cade per terra perché raggiunge il suo luogo naturale, cioè è follia. Ecco, era una forma di scientificità operativa, cioè saper fare certe cose, era medicina ad esempio, no? Paracelso, eccetera, l'alchimia, poi c'entra tantissimo il sapere alchemico, è tutta una tradizione particolarmente antica, e nel Rinascimento ci fu una forma di liberalizzazione anche di questa cultura magica che nel Medioevo era molto repressa. Lui parla di idealismo magico proprio perché vede la realtà come una forma di creazione magica dell'uomo. Tutto questo in Fichte aveva una sua sistemazione filosofica dei suoi argomenti. Oggi non vi argomenterò, ma perché non penso che Novalis argomenti particolarmente. C'è però un famoso romanzo, peraltro incompiuto, di Novalis, anche perché è morto a 29 anni, che è I discepoli di Sais. E a un certo punto c'è questo protagonista che solleva il velo sul volto di questa dea, la divinità Sais, e quello che vede è se stesso. Dice, c'è una citazione a pagina 42, arrise a uno di sollevare il velo della dea di Sais, ebbene, che vide? Vide meraviglia delle meraviglie, se stesso. Allora, vi invito a ragionare su questo. Cioè, adesso se non trovate, fa lo stesso, ne ragioniamo a voce. Il romanzo è articolato in questo modo: c'è la ricerca di questo oggetto misterioso incarnato da questa divinità, e in ultimo, quando si raggiunge questa divinità, gli si scopre il volto e si vede il viso della divinità. E il viso della divinità è il viso di se stessi, come guardarsi allo specchio, no? Voi dovete concepire questa risposta, cioè vide se stesso,
non tanto, come dire, con un ragionamento che potrebbe essere un po' più profondo, cioè in realtà la cosa che meraviglia è l'esistenza, il fatto che egli stesso esiste, ma il fatto che è egli stesso. Dice, magia delle magie è proprio il fatto che il più grande mago sarebbe capace di incantare anche se stesso e non rendersi più conto che egli produce gli incantesimi che crede realtà. E poi a un certo punto dice appunto, non potrebbe questo essere proprio il caso dell'uomo? Ecco qua dice, il più gran mago sarebbe quello che sapesse anche incantare se stesso fino al punto che le sue stesse magie gli paressero fenomeni estranei, autonomi, estrinseci, naturali, esterni. E questo, dice, non potrebbe essere il caso nostro. L'idea di Novalis è quella di un idealismo radicale che fa un passaggio. Il passaggio è semplice. Novalis ha una posizione analoga a quella di Berkeley. Vi ricordate Berkeley che ve l'avevo accennato? Berkeley è quello famoso della foresta degli alberi. Se cade un albero non c'è nessuno che lo sente. Ha veramente fatto rumore? Ma cosa vuol dire ha veramente fatto rumore? Vuol dire il rumore esiste se non c'è nessuno che lo ascolta. E Berkeley dice no, il rumore non esiste se nessuno lo sente. Cioè non dice a me mi interessa solo quello che io veramente percepisco. Ovvio, l'albero ha fatto rumore ma io non l'ho sentito. Berkeley potremmo dire un'altra cosa. Se nessuno sa che un albero è caduto, l'albero è veramente caduto? No, l'albero non è veramente caduto. Allora, l'idealismo di Berkeley è un idealismo radicale che è chiamato anche fenomenismo. Metafisico. Il fenomeno non è solo ciò che io conosco, il fenomeno è solo ciò che esiste. Non esiste nulla che non sia apparenza per qualcuno. Tant'è che per Berkeley esse est percepi, che non significa solo che l'essere è solo ciò che io percepisco, significa esiste solo ciò che io conosco. Ciò che io non conosco non esiste. I dinosauri che noi sappiamo essere esistiti, per Berkeley, che non sapevo che esistessero, che erano mai esistiti, non esistevano, cioè non erano mai esistiti. È chiaro quello che... cioè, fenomenismo metafisico, ciò che esiste è solo ciò che è conosciuto, ok? Martina, tu conosci Marisa Menozzi? Non esiste Marisa Menozzi. Allora non esiste Marisa Menozzi. Peccato che sia mia madre che mi ha messo al mondo, se non ci fosse lei non ci sarei. Perché è talmente assurdo che non lo capisci. Non so come dire, è una posizione insostenibile. Perfetto, l'hai capita. Ecco, l'hai capita. Questo è Berkeley. E in maniera molto poetica, molto bella e per l'amore meravigliosa, è anche la posizione di Novalis. C'è un di più. Novalis non solo afferma che effettivamente esiste ciò che io percepisco, ma è che esiste perché io l'ho prodotto.
Voi vi dovete immaginare una sorta di Lio come una forma di un punto che illumina. L'orizzonte del suo conoscere è la realtà. È l'esistente. Ciò che è fuori dall'orizzonte della sua conoscenza non è realtà. Ciò che cos'è, come si chiama per Kant ciò che è fuori dall'orizzonte della conoscenza dell'io o di un qualsiasi soggetto conoscente? Metafisico. Metafisico, va bene. C'è una parola, noumeno. Allora, che cos'è il noumeno per Kant? Ciò che è solo pensabile. Bene, allora loro che cosa gli dicono a Kant a un certo punto? Ma Kant, tu non lo conosci scientificamente, lo ipotizzi. Allora, se concepiamo il pensiero come forma dell'esperienza, può restare fuori? No, perché è insediato all'interno dell'esperienza. E il numero come pensiero diventa esperienza pensata. Se invece il numero lo si concepisce come un fantasma di qualcosa che potrebbe esistere, che senso ha parlarne? Allora, Novalis è anche figlio di questa critica di autori che io non sono diventato eccessivo, cioè già sono 2000, poi ne aggiungo, è finito, che hanno cancellato l'orizzonte del noumeno. Se vi ricordate, io ci ho puntato molto che per Kant il noumeno è essenziale, cioè il fenomeno mi appare in quanto c'è, la sedia mi appare, io la posso conoscere perché mi appare, c'è una relazione tra le mie forme di conoscenza e che cosa? Il noumeno, cioè una cosa che in sé di per sé esiste, ma nel momento in cui viene risucchiata all'interno del mio orizzonte di conoscenza diventa fenomeno. Ma se non ci fosse davvero la cosa in sé, che cosa mi apparrebbe? Niente. Quindi è essenziale il fantasma della cosa in sé, diciamo, il dar per scontato che esista la cosa in sé. Gli idealisti alla Novalis, ma anche alla Fichte, eliminano totalmente la presenza di una realtà che non sia all'interno di un orizzonte di esperienza di un soggetto. Tutto ciò che non è risucchiato all'interno dell'esperienza in senso ampio del pensiero, sarà esperienza di pensiero per Fichte, poi lo vedremo anche questo, tutto ciò che sta fuori non esiste. Non è reale, non è realtà. Però così la realtà è diversa dalla mia persona. A parte che questo è un problema. Questo è un problema. Un piccolo problema. Questo è un problema. Come dire, io ci sono anche altre questioni. Non so, tu sei sempre cosciente e consapevole del fatto che tieni i piedi per terra? No, allora nel momento in cui tu non hai esperienza che tu hai dei piedi per terra, a rigore il pavimento non dovrebbe esistere. Peccato che non mi capita di fruttare per aria, cioè io, per quanto voi siate seduti sulle sedie e non siete lì a dire io sono seduto sulle sedie, so, sono cosciente che sono seduto sulle sedie, è esperienza concreta, effettiva della mia, del mio io, del mio soggetto pensante, cioè, però state seduti. Quindi c'è una realtà al di là della mia esperienza soggettiva che esiste. Non so, le malattie. Come faccio io ad ammalarmi in questo orizzonte qua? Cioè la malattia non è reale? Perché non la conosco. Perché io non la conosco, perché non ho neanche esperienza. Come faccio a sapere che mi sta venendo il raffreddore? No? Cioè è una forma di... È una radicalizzazione antirealistica che può avere delle, come dire, anche delle derive immaterialistiche, eccetera. Anche la scuola viene forse vista in un modo particolare, la cultura trasmessa. Cioè? Voglio dire che quando tu trasmetti cultura, trasmetti non un'esperienza diretta, trasmetti un pensiero,
esiste tutto quello che uno studia. Allora, diciamo che il problema grosso degli idealisti è che c'è il rischio scetticismo alle porte, cioè se la realtà effettiva è solo una realtà di esperienza, che peraltro per gli idealismi è pensiero, perché questo io è un io abbastanza alla stregua della res cogitans, cioè l'uomo è essenzialmente pensiero, questo io è essenzialmente pensiero e l'orizzonte della sua esperienza è l'orizzonte di un'esperienza pensata, si smaterializza la realtà e alla fine ci si chiede ma come posso a questo punto concepire che veramente le vostre presenze sono reali, perché voi a rigore, come dire, esistete nella misura in cui siete fenomeno di pensiero mio. Altro è fare un altro ragionamento, cioè che l'esperienza di qualcosa c'è e che questa esperienza immediata, data, non la si pone come un oggetto mentale, astratto, eccetera, ma è l'esperienza effettiva. Ma tutto questo poi porta in un altro orizzonte e adesso non ne parliamo perché... in cui si confonde idealismo e materialismo e poi alla fine scompaiono questi due filoni, ma non è il momento. Però quello che è interessante di Novalis è che al di là di tutto questo utilizzo del termine magico, della magia intesa come produzione operatività, cioè appunto la realtà è un mio prodotto magico, è un incantesimo che io faccio, sta tutta questo peso filosofico che poi trova un suo sfogo e una sua argomentazione nell'idealismo di Fichte. E quindi io ve la lascio lì questa impressione, cioè il fatto di questa, la realtà è prodotto dell'io, in che senso? Cioè nel senso che sono sempre io che vedo le cose le vedo a modo mio, nel senso che le cose le vedo secondo... di nuovo le lenti delle mie facoltà di conoscenza, c'è molto Kant, no? Qua, tanto Kant. E se non si tiene ferma la cosa in sé come una realtà oggettiva necessaria alla teoria di Kant, la teoria di Kant diventa idealismo al 100%. Io direi che basta così, perché poi la prossima volta invece ritorneremo sulla questione della natura, della volontà e della natura come divenire, come vitalità, come spirito, con Goethe e con Hölderlin, che secondo me sono invece molto più interessanti. E poi la volta dopo vedremo Schelling, che è vicino a queste posizioni. E poi dopo invece rivedremo Fichte, che invece è più idealistico, e chiuderemo con Hegel, che cerca in un modo di tenere insieme tutto, così come Kant, i grandi filosofi tendono a essere dei filosofi che tengono insieme posizioni differenti.